All'Italian Partner Conference di Axis abbiamo il piacere di avere qui con noi Coralie Roy, Marketing Manager South Europe, e Rosalba Convertino, Marketing Specialist per l'Italia. Iniziamo da Coralie. Which is the overview and which are the Axis marketing strategies for South Europe? So in Southern Europe, in marketing, we are really here to support the sales, which means that we are here to create more relationships with our customers, closer to the customers. So our customers are really different. We have the end users who are using our products in the end, but they are not our direct customers. And in the middle, we have all our partners, different types of partners, distributors, technical partners, and also partners who resell and install our products. So the idea is really to reinforce the relationships with all these people. So for the end users, we work on the segment marketing, so by activity, so retail, transportation, and banking mainly, also city surveillance. And for them, we develop a lot of tools, events, and activities really linked to the usage of the products. For our partners, it's a bit different. We help them to sell better our products. So we try to train them more, a lot of education, to listen to what their needs are, a lot with social media. And once we have analyzed what they need, we create tools for them to better sell our cameras, basically. Thank you very much. Se andiamo invece nella peculiarità italiana, quali sono le strategie che appunto Axis adotta? Sì, anche per l'Italia ci uniformiamo a quelle che sono le strategie corporate, quindi qua il marketing italiano è a supporto chiaramente dei nostri partner. Come diceva Coralie, noi ci rivolgiamo sia all'utente finale che ha bisogno quindi di ricevere informazioni su quello che sono i nostri prodotti, le nostre tecnologie, ma che non è un nostro cliente diretto, e poi abbiamo il nostro canale di vendita che passa dai distributori, rivenditori e sistemi integrator, e noi oggi siamo qua a supporto per loro. Quindi ci troviamo qui all'Italian Partner Conference, che vuole essere un momento di confronto con i nostri partner che sono direttamente sul campo, e quindi vogliamo che ci sia uno scambio continuo tra noi e loro di informazioni. Da parte nostra ci impegniamo a presentare quelli che sono i cambiamenti all'interno dell'azienda, gli aspetti che non cambieranno mai, qual è la forte relazione con il nostro canale di vendita, presentiamo quelli che sono i prodotti futuri e le tecnologie verso cui Axis si sta muovendo. E ci aspettiamo di ricevere da loro informazioni su quelli che sono i mercati in diretta. Qua anche in Italia lavoriamo principalmente con segmenti verticali quali la sorveglianza cittadina, che in Italia è un settore decisamente sensibile alla tematica della videosorveglianza e sempre di più sensibile alla sorveglianza in rete, così come lo sono i settori del retail, il mondo dei trasporti e anche il settore bancario, e il marketing con attività di informazione, educazione attraverso il programma di formazione Axis Communications Academy, e anche con i social media, con cui vogliamo dare informazioni molto vivaci, immediate, in contenuto fresco e giovane. Il marketing si propone di essere al servizio dei partner attraverso questi strumenti. Benissimo, tra l'altro abbiamo avuto la grande fortuna di avere due signore e di averne avute anche altre prima, perché in Axis le donne vincono. Sì, direi che le donne contano, e fa piacere essere inseriti, lavorare in un contesto in cui veramente le donne hanno potere, è brutto dirlo però è così, hanno potere di vedere, riconoscere i propri meriti, quindi sicuramente fa piacere, è motivante ed è specchio della grande realtà, insomma, che è Axis, grande anche direi dal punto di vista delle risorse umane e della possibilità che si ha di lavorare, insomma, di vedersi riconosciuti. Un saluto anche da parte di Coralie. Women in Axis, they are strong. Ah, yes, they are. from the top management, where we have women involved, all the way down to all the people on the field. We try to have as many women as possible because we like to have different angles and different opinions when we are approaching the market. And it's a market that's very masculine, but it's very important for us to keep the feminine side in our approach as well. Okay, thank you very much.